Signor Sindaco, signori consiglieri, io ho previsto di fare un certo tipo di intervento, ne farò uno molto più breve, mi annoierò molto di meno. Il bilancio consuntivo del 2009, del Comune di Tormezzo, consta di una parte che non c'è questi attivi fattori dei suoi contenuti, e neppure purtroppo indiretti interessati, in quanto solamente dal 26 giugno 2009 è stato insediato un nuovo consiglio comunale, conseguentemente una nuova giunta. Inoltre, nel secondo semestre dell'anno, e quindi dall'inizio del nostro mandato consigliare, più volte abbiamo sollecitato l'esimo sindaco ed anche altri suoi diretti collaboratori a tenere una maggiore collegialità e condivisione di tipo politico sulle scelte da compiere e sulle modalità da adottare, affinché tali azioni politiche si traducessero in atti amministrativi comprensibili a tutti. Ma tutto ciò è stato quasi sempre disatteso. Da un lato, forse, dico forse, perché troppa democrazia e partecipazione non rientrano nella valutazione politica di alcune componenti dell'attuale maggioranza, ciò che stiamo assistendo oggi a livello nazionale, tra l'altro nella chiara dimostrazione. Dall'altro, certamente, perché è mancata qualsiasi forma di comunicazione, sia politica che amministrativa, tra l'assessore di riferimento e il nostro gruppo consiliare. La problematica da noi posta non è mai interessata alcuno, men che meno chi avrebbe dovuto, almeno per dovere politico, tenere ferme le fila e riserrare i ranghi di una maggioranza che doveva avere la funzione di essere estremamente propositiva e costruttiva, piuttosto che dare segnali di debolezza e scricchiolii di cedimento. Ho potuto apprezzare almeno l'ottimo lavoro svolto dalla dottoressa Morassi e dalla dottoressa Romanin e la tempestività con la quale ci è stato inviato il materiale già in data 19 marzo. È evidente che il mio non è un atto di sfiducia sul loro lavoro da loro svolto, quanto un giudizio di tipo squisitamente politico è relativo ad un bilancio comunale inteso come dovuto. Per questi motivi, anticipo la finale, ritengo opportuna la mia astensione rispetto a questo punto dell'ordine del giorno. Dico solo un'altra cosa con questo, brevissimamente, che è una riflessione importante deve essere fatta qui dentro nel Consiglio Comunale, che è il luogo preposto al confronto politico, più di qualsiasi altro locale e prima ancora perfino della stampa. Sono stati mesi turbolenti e inquieti per il nostro partito e per i rapporti con questa amministrazione, tanto che il ruolo che in questo momento ricopro mi fa porre degli interrogativi su quelli che potrebbero essere i possibili scenari e le future scelte da compiere. Sono gli stessi interrogativi che molti dei presenti, credo, questa sera hanno, sia perché lo so perché me l'hanno chiesto, sia perché lo sì, per i silenzi. Per questo motivo io mi riservo, prossimamente, di mettervi al corrente di quali saranno le mie decisioni in merito a tante cose. Le comunicherò direttamente prima di tutto all'esito sindaco e dopo evidentemente a tutti gli altri componenti del Consiglio Comunale. Resta il fatto innegabile che in questo momento a Tormezzo una grossissima fetta dell'elettorato che l'ha sostenuta e ha contribuito all'incredibile successo che ha avuto nel giugno 2009 non è rappresentata in alcuna maniera. Grazie. Grazie.